Thank you.
è la voce del mio cuore, è la voce del tuo cuore, che ci unisce ancora. I miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta il mare. Was in 1841, and of June the 13th day, that our gallant ship her anchor weighed, and to Greenland bore away, brave boys, to Greenland bore away. Fondamentale nella storia della letteratura contemporanea, fa quest'anno 120 anni, è stato pubblicato nel 1851 da Herman Melville, che è un personaggio interessantissimo, ha scritto anche altre cose, naturalmente questa è la sua opera fondamentale, però ha scritto anche molte altre cose interessanti, basterebbe pensare a Bartleby lo scrivano, insomma, che è rimasto anche quello nella storia del racconto, in quel caso del racconto breve. Parliamo di Moby Dick perché Moby Dick rappresenta tante cose. Innanzitutto rappresenta il grande romanzo americano che ancora sta pubblicando i cittadini di statunitensi, che come accade spessissimo nella cultura hanno già la soluzione, ma dannazione della modernità la stanno ancora cercando. C'è chi cerca il Messia, ma il Messia è già arrivato. C'è chi cerca la soluzione ad alcuni problemi anche antropologici, e in realtà sono già stati scritti, sta già scritto nella legge della natura. E quello che stiamo dicendo naturalmente ha molto a che vedere con Moby Dick. Quindi è il grande romanzo americano, è un grande romanzo americano di mare, nonostante che l'America del Nord sia un paese di grandi distese anche di pianura, però c'è il concetto di frontiera, c'è il concetto di limite, c'è il concetto della scoperta dell'inusuale, di che cosa c'è oltre, dell'oltre, della lotta contro l'oltre, e quindi è pienamente americano in questo senso. E poi c'è un concetto dentro, che è quello che cercheremo di spiegare più avanti, che lo fa un libro universale. Vedremo anche alcune implicazioni politiche, ma insomma si possono dire tante cose di Moby Dick. Quindi è il grande romanzo americano, è il grande romanzo mondo, come ce ne sono stati tanti, ma tanti per modo di dire, perché poi si contraddistinguono per qualcosa di molto particolare, l'autore mette tutto se stesso, quindi anche formalmente non è omogeneo. L'ha insegnato a tutti Cervantes quando inventa il romanzo moderno con Don Chisciotte, e con la scusa del viaggio fa succedere delle cose che hanno a che vedere con tante altre dimensioni, che non sono quelle strettamente legate al personaggio, strettamente legate alla vicenda fondamentale, ma che divaga, prende delle ramificazioni per dire altre cose. Che cosa fa Melville? Melville fa un documentario ante litteram, perché prima dell'inizio della vicenda vera e propria fa una serie di citazioni di tutto quello che è di importante è stato detto sulle balene. Naturalmente tutti sanno che la protagonista principale insieme al capitano Hackam è la balena, i due antagonisti sono questi, poi vedremo anche la funzione degli altri personaggi, e quindi fa un riassunto delle puntate precedenti dal punto di vista scientifico, fa un quark ante litteram, racconta tutto quello che si sa sui cetacei al suo tempo. Melville era stato sulle baleniere, quindi è un racconto in qualche modo di prima mano. E dietro
c'è anche un naufragio, una sorta di disgrazia del mare che è rimasta nella storia di questo tipo di vicende, di questo tipo di ambienti, il disastro della Essex, che è una nave che si perse proprio per l'attacco di una balena. Ecco, una volta stabiliti questi elementi che comunque sono tratti dalla realtà e che Melville ci tende in particolar modo a sottolineare, parte per questo viaggio. E poi, prima di partire insieme con lui per questo viaggio, noi che faremo molto più breve, la lettura di Moby Dick, calcolate che dura almeno 24 ore, no? Ci sono online delle letture integrali che durano all'incirca 24 ore, no, non faremo il programma di 24 ore, non facciamo il sunto dei sunti dei sunti, ma insomma partiremo anche noi per questo viaggio. Il terzo elemento importante di Moby Dick, abbiamo detto il grande romanzo americano, il grande romanzo mondo, in cui c'è dentro tutto e il contrario di tutto, mantenendo però l'ambiente e il tema principale molto aderente alla realtà. Abbiamo visto che Melville era stato imbarcato sulle baleniere. Il terzo grande elemento è l'enigma, è il grande romanzo enigma. Tutti provano a dire che cosa significhi, alcune cose sono più o meno accettate a livello collettivo, la sfida dell'uomo con la natura sicuramente la troverete scritta da tante parti come interpretazione fondamentale, ma dentro c'è talmente tanto che qualcuno si è spinto a dire che è impossibile, anzi addirittura bisogna partire dall'impossibilità di definizione del romanzo. Sentite questo contributo. Call me Ishmael, chiamatemi Ismaele. Tre parole per dire semplicemente un uomo che si siede e una storia che parte. Ma cosa racconta esattamente Moby Dick? Esattamente cosa? Questo, se incontrate qualcuno che ve lo dice, non credeteli. Ripartendo sempre da Baricco, che diciamo osa dire questo inosabile, no? Un po' sempre la cultura contemporanea, abbiamo visto che non accetta la definizione delle cose, l'abbiamo appena visto all'inizio di questo video, quando dicevamo che il grande romanzo americano è questo, il grande romanzo mondo è questo insieme con altri, il grande romanzo che tratta i temi antropologici è questo, noi che possiamo far finta di niente, ma comunque questa è la nostra lotta con Baricco, ecco perché poi sostanzialmente lo mettiamo sempre, perché testimonia quello che è un autore medio-alto della cultura contemporanea che prende questa posizione di pragmatica, di base. Ecco, ripartiamo da lui. Lui dedica questo libro, Herman Melville, Tre scene da Moby Dick, appunto al grande romanzo. È un'opera teatrale, in realtà, che poi è stata ridotta a livello editoriale e che prende tre scene fondamentali di Moby Dick e le elabora, e sono tre scene fondamentali. Poi vedremo che c'è un trucchetto anche qui dal punto di vista formale che sveleremo verso la fine, perché il nostro è un viaggio che approda a qualcosa di definitivo. E ripartiamo appunto da Baricco, perché Baricco comincia a dire delle cose molto importanti. Allora, innanzitutto diciamo che i due grandi protagonisti della vicenda, abbiamo detto che sono Huckab e Moby Dick, la balena bianca, però il narratore non è nessuno dei due, e il narratore è Ismaele, e infatti il famoso incipit, no? Chiamatemi Ismaele. E a proposito, sentiamolo e poi ripartiamo. Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti esattamente, avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla navigazione e vedere la parte acquea del mondo. È un modo che ho io di cacciare la malinconia e di regolare la circolazione. Ogni volta che m'accorgo di atteggiare le labbra al torvo, ogni volta che nell'anima mi scende come un novembre umido e piovigginoso, ogni volta che mi accorgo di fermarmi involontariamente dinanzi alle agenzie di pompe funebri e di andar dietro a tutti i funerali che incontro, e specialmente ogni volta che il malumore si fa tanto forte in me che mi occorre un robusto principio morale per impedirmi di scendere risoluto in strada e gettare metodicamente per terra il cappello alla gente,
allora decido che è tempo di mettermi in mare al più presto. Questo è il mio surrogato della pistola e della pallottola. Con un bel gesto filosofico Catone si getta sulla spada. Io, cheto cheto, mi metto in mare. Non c'è nulla di sorprendente in questo. Se soltanto lo sapessero, quasi tutti gli uomini nutrono, una volta o l'altra, ciascuno nella sua misura, su per giù gli stessi sentimenti che nutro io verso l'oceano. Qui lo abbiamo sentito nella famosa traduzione di Cesare Pavese, che si è misurato spessissimo con la letteratura americana, anzi è stato uno dei grandi promotori in Italia nel dopoguerra della grande letteratura americana, e Moby Dick, essendo il grande romanzo americano, lo diciamo per l'ennesima volta, non poteva sfuggire alla sua attenzione. Dicevamo che il narratore è Ismaele. Ismaele è un giovane che si trova a Nantucket. È un'isola del Massachusetts, quindi nell'Atlantico, che insieme ad altre due isole minori è il punto di partenza delle navi, delle baleniere che danno la caccia appunto ai grandi cetacei, che lo dice anche lo stesso Melville nel prologo scientifico, sono costrette, diciamo, dalla natura, dall'istinto, a percorrere determinati itinerari per andare a riprodursi, nelle mamme che danno a luce i più piccoli, nelle acque più calde, e poi riprendono tutto il viaggio all'interno dell'Atlantico. Quindi praticamente c'è un appuntamento che viene dato, come succede spesso dalla natura, ai cacciatori, ai pescatori. E Ismaele si trova a Nantucket, quindi nel punto dove deve stare. È un ragazzo che, nel punto dove deve stare, uno che vuole diventare un baleniere, che vuole far parte di un equipaggio di una baleniera, e sta dove siamo noi adesso, praticamente, in un punto su un molo, guarda l'orizzonte, guarda il grande mare, da notare che il mare è comunque un elemento psicanalitico fondamentale, rappresenta il liquido amniotico, no? Questo è stato detto tante volte, addirittura in francese la mer, sia la mare che il mare, cioè sono questi giochetti interessanti da un certo punto di vista, e stavamo dicendo che lo stesso Baricco, che nega il significato, comunque che nega il significato possibile del romanzo, fa nel suo prologo di questo libretto questa sottolineatura. Sulle prime 100 pagine del libro sembra non essere in gran parte cieche a qualsiasi presentimento, cioè lui dice non succede quasi nulla, e declinano con garbo l'abbrivio di una storia di mare dai tratti in fondo abbastanza comuni e innocenti, cioè uno che si deve imbarcare e quindi sta cercando il momento giusto, la nave giusta per poter salire a bordo. Nelle preliminari vicende di Ismaele, l'uomo semplice che cerca nel mare una via di fuga dalla propria inquietudine, ecco, mettiamoci anche questo elemento, la gioventù, la voglia d'avventura, la voglia di scappare, vagabondando tra moli e taverne, non è difficile riconoscere il lavoro ben fatto di un artigiano di qualità che scriveva qualcosa che lui e il lettore conoscevano già benissimo, cioè fino a qua consueto, il normale per uno che conosceva le storie di baleniere e di pescatori, era normale, scritto bene, ma insomma artigiano. Ciò non di meno sono pagine di una certa maestria, almeno nella misura in cui riescono a fissare mirabilmente una luce precisa, quella di un giovanile entusiasmo, di una disponibilità ottimistica verso la vita e l'avventura, di un'aurora carica di attese, una stagione di forza e di innocenza. Per ottenere quella luce, Melville non ebbe paura di usare spesso il registro della commedia, che pure non gli era così congeniale. Quindi siamo in quelle pagine, dice Baricco, che sono delle pagine ottimistiche. Non incombe nessun destino, nessun appuntamento col destino. È semplicemente la storia di qualcuno che, pur in un mestiere, in una professione atipica, no? Sui generis, comunque sta facendo quello che è tipico di quella professione. E quindi Ismaele è il narratore. Ma il fatto che Ismaele sia un giovane e che osservi tutto quello che succede e che soprattutto faccia i suoi incontri, perché all'inizio del romanzo, in queste 100 pagine che dice Baricco, incontra Kepek, no? Che è questo indigeno della Polinesia, tutto tatuato come può essere oggi tatuato un calciatore o un influencer musicale,
e che è parecchio taciturno, insomma, e compare anche come un mezzo fantasma. C'è un gioco all'interno della stanza da letto, dormono insieme perché per occupare un letto soltanto. E poi c'è anche, però, ecco, il primo elemento inquietante è padre Maple. Padre Maple che in una chiesa molto particolare, che ha reso molto bene la versione cinematografica più aderente, forse, è quella che ha superato tutte le altre, nonostante che poi ce ne siano state altre, anche più vicine a noi dal punto di vista cronologico, ma insomma rimane nella memoria questa Moby Dick di John Huston e di Gregory Peck, della Marina Bianca dei cartoni, cioè con effetti speciali ancora minori rispetto alla computer grafica che ha dato una grande mano al cinema, ma l'ha reso anche un po' più piatto. Ecco lì a interpretare il padre Maple e il suo famoso sermone che parte da Giona e arriva alla legge divina è il grande Orson Welles. Compagni, questo libro che contiene soltanto 4 capitoli, 4 racconti e uno degli appigli più piccoli nel potente cavo delle scritture. Eppure, quali abissi dell'anima scandaglia la profonda sagola di Giona? Quale fruttuosa lezione è per noi questo profeta? Qual nobile cosa è quel cantico nel ventre del pesce? Com'è tempestosamente e selvaggiamente grandioso. Sentiamo la piena ondeggiare sopra di noi. Scendiamo con lui nel profondo del mare. L'alga e tutto il fondo marino ci circondano. Ma che cos'è questa lezione del libro di Giona? Fratelli, è una lezione a doppio uso. Per noi tutti, come peccatori, e per me come pilota di Dio. Per noi tutti una lezione, come peccatori, perché è la storia del peccato, della durezza di cuore, delle paure improvvisamente risvegliate, di una rapida punizione, del pentimento, della preghiera e finalmente della liberazione e della felicità di Giona. Come avviene per tutti i peccatori, la colpa del figlio di Amittai consisteva nella sua ostinata disobbedienza al comando di Dio. Non importa ora quale comando o come impartito, che egli giudicò troppo severo. Ma tutte le cose che Dio vuole che noi facciamo sono dure da compiere, ricordatelo. E perciò più spesso egli ci comanda di quanto non cerchi di persuaderci. Se obbediamo a Dio, dobbiamo disobbedire a noi stessi, ed è proprio in questa disobbedienza a noi stessi che consiste la difficoltà di obbedire a Dio. Con il peso di questo peccato di disobbedienza, Giona si fa ancora beffe di Dio, cercando di sfuggirgli. Egli pensa che una nave fabbricata da uomini potrà portarlo in contrade dove non regna Dio, ma soltanto i condottieri della terra. Io lo metterei fra i libri profetici dell'Antico Testamento. Il tono è anche profetico, l'ambizione è universale. E è un'ambizione di parlare delle cose più profonde dell'uomo, trasformando, dando corpo ai problemi dell'uomo, impersonandoli di volta in volta nell'animale mitico che è la balena bianca, nell'uomo che ha un pensiero dominante tutta la vita, che è quello di abbattere il male o trovare la verità. Le due cose sono in lui, coesistono nel personaggio principale di Moby Dick e Ahab, convivono, ed è immergersi sotto la superficie delle cose. E qui siamo a quella che si chiama hybris, cioè a una dismisura dell'idea e dello scopo che uno si dà. Ed è una dismisura in cui l'uomo
sogna di essere Dio, sogna di creare o distruggere l'universo e quindi di avere facoltà assolutamente divine. E questa tentazione dell'uomo di essere eritis sicut dei, sarete come dei, è fortissima in Acab. Il male diventa per lui un dolore che supera completamente l'aspetto fisico e prende lo spirituale. Lui a un certo punto dice che lui sta svolgendo un'opera che è cominciata con Adamo, che ha su di sé migliaia di anni. Lui dice che questa scena che avviene nel mare in quel momento, nel suo rapporto con Moby Dick, è la stessa scena che si è svolta ininterrottamente negli ultimi migliaia di anni, le ultime migliaia di anni. Quindi come se fosse, come dire, inscindibile dalla creatura umana la presenza del male e questa lotta contro il male, che però finiscono poi per fondersi, perché come diceva lei all'inizio, giustamente è anche il peccato questo, no? Sì, il male è dentro di sé ed è fuori di sé, è combattuto e allo stesso tempo adorato, perché Ahab adora Moby Dick. Sì. Insomma, è l'unico essere dell'universo che, secondo Ahab, è alla sua altezza. E nessun altro, infatti lui è assolutamente cieco verso l'equipaggio, non ha nessun rapporto con nessuna sensibilità, perde anche umanità. Ecco, qui c'è, viene anche nominato, evocato, l'idea di destino, il sentirsi prigioniero, il non sentirsi libero. Ecco, come vive Ahab questo rapporto fra libertà e destino? Ah, è straordinario, perché lui in un certo senso si sente luogotenente del fato, si sente prigioniero del destino, parla di un dio, un tiranno spietato che gli comanda di fare quello che fa, e al tempo stesso vive la sua esperienza come se fosse un atto di totale libertà. Lui oscilla continuamente fra interpretare la propria ricerca come qualcosa, una solitaria atto di libero arbitrio, e un essere gettato in una necessità che restringe la sua libertà. Mia madre, donna del porto, mi partorì senza padre, quasi senza fatica, nel retro di una locanda, tra il fumo delle bettole, tra le donne e l'oceano, tra le zuffe e i miracoli, bruciai la mia gioventù. Quindi con padre Memmol entriamo nella dimensione del trascendente, entriamo nella dimensione della Bibbia, entriamo nella dimensione della parola, della legge di vita, che è una banalità, ma la nota, perché probabilmente sia anche con i biblici, a partire dallo stesso Ismaele, che ricorda il personaggio dell'Antico Testamento, che è figlio reietto di Abramo. A proposito della legge divina, c'è il grande Aaron Brooke, che è il massimo commentatore dei testi in inglese della letteratura americana, anglo-americana, che nel prologo a un'edizione di Moby Dick scrive due cose. Allora, innanzitutto, a proposito di quello che dicevamo di padre Memmol, tiene il suo meraviglioso sermone utilizzando lo scritto di Giona, mentre l'epilogo di Ismaele menziona in epigrafe la formula usata da ciascuno dei quattro messaggeri che riferiscono a Giona e la definizione della sua famiglia e dei suoi beni terreni, virgolettato, e solo io sono scappato a raccontarla, che è proprio quello che accomuna la Bibbia con il narratore Ismaele. A proposito della legge divina, dice sempre, sottolinea in poche pagine, quindi gli dà una estrema importanza, Aaron Brooke, considera naturalmente l'opera di Melville fondamentale della storia della letteratura sulla lingua inglese, sottolinea, dicevamo, una frase di Starbuck, che è l'altro protagonista, l'altro co-capitano di Ahab, il suo alter ego, poi vedremo, dividerà il destino fondamentale.
Ritornando alla citazione di Harold Bloom, Starbuck dice ad Huckab che la caccia a Moby Dick viola il disegno divino. Ma chi è il dio di Melville o il dio di tutti coloro che sono morti dopo lui? Faulkner, West, Minchon, Cormac McCarthy? Come il Prometeo della letteratura antica e romantica e come il Satana di Milton, il capitano su alcune altre celeste, anche se vogliamo chiamare tale divinità Yahweh o Geova. La lasciamo così da parte, abbiamo scoperto che c'è una legge divina che si infrange, ma vediamo qual è. E a proposito di Huckab, lo stesso che ricordiamo per inciso è l'autore del canone occidentale, cioè di tutti quei libri che fanno parte della civiltà occidentale, cioè non soltanto della letteratura, perché hanno stabilito quali sono i criteri, le coordinate della civiltà occidentale. Ma il personaggio di Huckab che viene presentato dopo 100 pagine, quindi una sorta di attesa di quello che sarà il protagonista, una cieca cinematografica che è annunciato dal rumore della sua gamba di legno, no? Dal rumore che fa sul piancito della nave, estremo conoscitore di Shakespeare, lo paragona a due grandi personaggi di Shakespeare, Lear e Macbeth, due personaggi che sono patenti da Macbeth, e dice da altri due pezzi. Diciamo che noi accompagniamo Ismaele, accompagniamo l'uomo Ismaele portato sulle vicende del Peabody e quindi sulle storie di mare, e lo accompagniamo in attesa dello scontro finale, no? Che ci sarà proprio tra i due protagonisti, Cammarina e Huckab, lo accompagniamo e qui incontreremo altri naufragi, altri parti di storia. E a un certo punto incontrano, fanno un incontro, ci a rivelare qualcosa di Huckab. Il giorno dopo venne avvistata una grossa nave, la Rachele, che puntava direttamente sul Pequod con tutta l'alberatura aggrappolata, fitta di marinai. Allora il Pequod filava nell'acqua a buona velocità, ma quando l'intrusa gli arrivò contro vento, ad ali distese, le sue vele orgogliose caddero tutte insieme, come vuote vesciche sgonfiate, e ogni vita scomparve dallo scafo colpito. «Cattive nuove, porta cattive nuove», borbottò il vecchio di Mann. Ma prima che il comandante, che era in piedi, portavoce alla bocca, nella sua lancia, potesse gridare utilmente, s'udì la voce d'Huckab. «Hai veduto la balena bianca?» «Sì, ieri!» «Avete visto una lancia alla deriva?» Soffocando la gioia, Huckab rispose negativamente alla domanda inaspettata e sarebbe senz'altro salito a bordo degli stranieri, quando si vide il capitano straniero stesso, fermata la rotta della nave, discendere fuori banda. Poche remate vigorose e senz'altro il suo gancio d'accosto afferrava il parasartie di maestra del Pequod e il capitano saltava sul ponte. Immediatamente Huckab lo riconobbe per un nantachettese di sua conoscenza, ma nessun saluto d'occasione venne scambiato. «Dov'era? Non uccisa, non uccisa!» gridò Huckab facendosi vicino. «Com'è stato?» Raccontato il fatto, il capitano forestiero passò immediatamente a dichiarare lo scopo per cui era salito sul Pequod. Desiderava che questa nave si unisse alla sua nella ricerca, per veleggiare insieme il mare, separati di 4 o 5 miglia su linee parallele, in modo da comandare un orizzonte, per dir così, doppio. «Voglio scommettere qualcosa adesso», bisbigliò Stab Flesk, «che qualcuno in quella lancia perduta ha portato via la miglior giacchetta del capitano, con l'orologio magari. È così maledettamente ansioso di riaverli. Chi ha mai sentito di due pietose baleniere che incrocino, nel forte della stagione, dietro a una lancia perduta? Guardate, Flesk, guardate soltanto che faccia smorta, smorta fino al fondo degli occhi. Già, non deve essere la giacchetta, deve essere stato... mio figlio è tra loro. In nome di Dio, vi prego, vi supplico!» esclamò qui il capitano forestiero ad Huckab, che sinora non aveva ascoltato la richiesta che assai freddamente. «Noleggiatemi la nave per 48 ore, vi pagherò di buona voglia e bene, vi pagherò, se non c'è altro modo, per 48 ore soltanto!» «Solo questo! Dovete, oh, dovete, voi lo farete!» «Su, suo figlio!» esclamò Stab. «Oh, è suo figlio che ha perduto! Ritiro la giacca e l'orologio. Che cosa dice Huckab? Dobbiamo salvarlo, quel ragazzo. È annegato con gli altri, la notte passata.
disse il vecchio di Man dietro a loro. Ho sentito, e tutti voi avete sentito, le loro anime. Intanto il forestiero continuava a supplicare quel povero dono da Acab, e Acab stava tuttavia, come un'incudine, a ricevere i colpi, senza il minimo premito. «Non me ne vado», disse il forestiero, «finché non mi abbiate detto di sì. Fate a me quel che vorreste che facesse a voi in un caso simile. Anche voi avete un figlio, capitano Acab, sebbene solo un bambino che se ne sta ora sicuro in casa. Un figlio della vostra vecchiaia, anche. Sì, sì, voi cedete, lo vedo. Correte, correte, marinai, pronti a bracciare in croce». «Fermo!» gridò Acab. «Non toccare una filaccia!» Poi, con una voce che indugiando plasmava ogni parola, «Capitano Gardiner, non accetto. Anche ora perdo tempo. Addio, capitano. Che Dio ti protegga e anch'io possa perdonarmi, ma devo andare. Signor Starbuck, guarda l'orologio di Chiesuola. Fra 3 minuti esatti tutti i forestieri devono essere scesi. Poi braccia ancora in vela e che la nave faccia la sua rotta». Girandosi in fretta, con la faccia voltata, discese nella cabina e lasciò il capitano forestiero trafitto da quest'incondizionato e assoluto rifiuto alla sua preghiera tanto fervida. Ok. Scene. The afterdeck. A fair morning. Tied up, twisted, eyes like coals still glowing in the ashes of a ruin, Ahab lifts up to the clearness of the morn his splintered helmet of a brow. This glad, this happy air, this winsome sky, at last seems almost to dissolve the canker-wrinkled beating in his heart. The cruel stepmother world now throws affectionate arms around that stubborn neck. Old Ahab drops a tear into the sea. How does the vast Pacific hold such wealth as that one drop? Cut. È una mattina serena, una mattina terza, che potrebbe preludere anche a una scelta diversa da andare allo scontro finale, no? C'è un piano fondamentale tra Starbuck e Ahab. Ascoltiamo i passi saliti. Il capitano Ahab, giustiziere di balene. In una giornata simile uccisi la mia prima balena. Ero un giovane rampognere 40 anni fa. 40 anni e migliaia di avventure e di inseguimenti. Perché questa follia della caccia, questo ribollire del sangue, questo bruciare della fronte? Perché spostare il braccio al remo, al rampone, alla lancia? Mi sento vecchio, Starbuck, e prostrato. Come se fossi Adamo, barcollante sotto il cumulo dei secoli, dai tempi del paradiso. Statemi accanto, Starbuck, accanto a me. Fatemi guardare in un occhio umano. È meglio che scrutare nel mare o nel cielo. Capitano, per l'ultima volta vi chiedo, vi supplico. Lasciamo queste acque di morte e torniamo a casa. Avremo altre dolci giornate come questa nel nostro tranquillo paese. Ma chi è questo innominabile, imperscrutabile, soprannaturale tiranno che mi comanda contro tutti gli umani affetti e desideri di proseguire, di andare avanti, di agitarmi tutto il tempo, facendomi fare cose che nella mia vera natura non avrei nemmeno osato sognare? E Ahab, sono io, signore, o chi è che solleva questo braccio?
Ma se il sole immenso esiste solo per l'invisibile divina potenza, come può il mio povero cuore battere, il mio piccolo cervello pensare, se non è Dio che imprime quel battito, che formula quei pensieri, che vive quella vita, e non io? Per diavolo, marinaio, noi siamo fatti girare, girare in questo mondo come un qualunque ferricello, e il destino funge da leva. E tutto il tempo questo cielo sorridente e questo mare insondato. Guardate nelle profondità e vedrete il continuo, inesorabile massacro che è in atto. Chi vi ha messo dentro le sue creature perché si divorassero l'una con l'altra? Dove vanno gli assassini, marinaio? A chi spetta giudicare quando il giudice stesso è trascinato davanti alla barra? Ma è un giorno tranquillo, è un cielo dolcissimo. Lui confida in questo dialogo con, che è straordinario, con Starbuck, gli confida il sogno di tornare a casa, gli dice che vorrebbe vedere la moglie, il bambino, insomma fa credere che questo sia la sua libertà, non si capisce bene fino in fondo. Padri che hanno lasciato due figli, il rimpianto per quello che si sono lasciati dietro nell'attesa dello scontro finale, la possibilità ancora di una scelta e forse l'ineluttabilità del destino dove il dado è già stato gettato, come dice Baricco. Un padre che lascia un figlio per navigare alla ricerca dell'oltre, lo abbiamo già incontrato nel primo dei nostri video, quello su Ulisse, che si intitolava Quale Ulisse, no? Il contrasto fra l'Ulisse dantesco, il padre che lascia il figlio dopo averlo ritrovato, rispetto a quell'Omerico che conclude la sua esistenza nell'isola d'Itaca come padre, marito e re felici, e soprattutto all'interno dell'obbligo naturale della presenza. Lo abbiamo visto questa scissione fra l'Ulisse omerico e l'Ulisse dantesco anche nel passaggio del grande Cacciari, no? Di cui utilizzammo il contributo in quel primo video. Molto opportunamente nel 1992 Vittorio Gassman, un altro grande figlio che ha avuto sempre il problema del padre e che quindi è stato un padre con problemi da certi punti di vista, basta leggere l'autobiografia ma anche quello che è stato detto di lui dai figli più o meno acquisiti, più o meno naturali, molto opportunamente, dicevo, nel 1992 fa uno spettacolo in cui unisce i due personaggi dei due romanzi, dei due racconti, delle due narrazioni completamente differenti, apparentemente, completamente lontane del tempo, che appartengono a due civiltà apparentemente differenti, che sono appunto Ulisse e Acabe. Lo spettacolo si chiamava Ulisse e la balena bianca. Oh frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei vostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni feci io sì acuti con questa orazione picciola al cammino,
che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra prora nel mattino, dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgeva fuor del marin suolo. 5 volte era acceso, e tante casso lo lume era di sotto della luna, da che entrati eravam nell'alto passo, quando ne apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto vedute non ne avevamo alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. Il dialogo fra Starbuck e Hakab viene utilizzato da Alessandro Zaccuri, il critico letterario e scrittore a sua volta di Avvenire, nella prefazione allo scritto di Paolo Pulisano, dell'amico Pulisano, che grande esperto di letteratura fantasy, di letteratura inglese, si è cimentato anche lui nell'impresa di decifrare l'enigma, il presunto enigma tra virgolette di Moby Dick. E nella prefazione, proprio pochissime pagine, Alessandro Zaccuri, a proposito di questo dialogo Hakab-Starbuck, dice questo: siamo, come noto, alla vigilia dello scontro finale, e Starbuck, il secondo di Hakab, che è in realtà il suo doppio, e questo già l'abbiamo detto, compie un estremo tentativo per convincere il capitano a desistere. Sinora indecifrabile, Hakab sembra cedere, rivela finalmente qualcosa di sé. Anche lui ha una moglie che lo aspetta a casa, anche lui ha un figlio. Una moglie che è già vedova, un figlio che è già orfano, sono loro che Hakab vede per un istante quando fissa il suo sguardo in quello dell'ufficiale. Più vicino, stammi accanto, Starbuck, fammi guardare un occhio umano. È meglio che guardare nel mare o nel cielo, è meglio che guardare in Dio. Un attimo e la visione si è già dissolta. Il mare torna a chiamare, il duello con la balena non può più essere rimandato. Ma non si va troppo lontani dal vero, probabilmente, se si sospetta che in Moby Dick la redenzione sia resa impossibile dalla mancanza dell'elemento femminile, l'elemento materno. Senza Beatrice, del resto, neppure Dante riuscirebbe a salire in paradiso. Non è una faccenda di significati. Alla fine è un tono. È un tono figlio di un tono che riconoscerete, Shakespeare. È un passo, il passo dei versi, è un tipo di respirazione, sono i colori, sono i fonemi delle parole, sono le combinazioni delle parole, sono i suoni della voce, è una voce. Credetemi, alla fine il cuore di quella acrobazia è un fatto di musica, il nocciolo della faccenda è poco più che voce. La funzione del padre, che è sottolineata appunto da Omero e che ritorna qui in Hakab, e forse è decifrato l'enigma Moby Dick, e non solo, ma testimonia una volta di più quello che dicevamo noi, che la narrazione è sempre una narrazione di un'evoluzione, da una figliolanza a una paternità, da una mancanza di responsabilità ad essere oggetto della responsabilità altrui, alla presa di coscienza di una responsabilità nei confronti degli altri, passaggio antropologico dal figlio al genitore. Dicevamo, anche Moby Dick sarebbe una testimonianza ancora di questo. Vedete, noi abbiamo parlato del viaggio, di intraprendere un viaggio, e che alla fine del viaggio c'è questo.
Sorprendentemente, quando io ho pianificato questo video, sempre nei ritagli di tempo che vengono lasciati liberi dalle incombenze della propria professione, dalle incombenze della propria vita personale, non avevo mai immaginato di trovare la prova delle prove, o comunque sia quella che potrebbe essere interpretata così, lasciamo uno spiraglio per i dubbiosi fino all'estremo delle cose, di trovare alla fine del viaggio quello che non mi aspettavo di trovare. Voi sapete che è diventato problematico ricordare i finali dei libri, no? Noi abbiamo fatto questa sorta di canale nel canale di YouTube dedicato agli incipiti, anche qui ne abbiamo citato uno, quello appunto appartenente a Moby Dick. In realtà come finisce Moby Dick? Perché noi abbiamo un problema con questi finali dei libri, no? Io ho conosciuto persone spagnole che hanno fatto delle scuole importanti, se vogliamo classiche, e non sapevano il finale del loro libro qui in Italia, del loro libro simbolo che è Don Quixote. Lo immaginiamo sempre che sta continuando le sue avventure, ma non è così. Cervantes lo chiude con il pentimento finale, con il pentimento del girovagare inutile alla ricerca della conferma delle letture inutili. Quindi questo poi lo gli dedicheremo magari un video a parte. Ecco, in Moby Dick c'è lo scontro finale con la balena, c'è la distruzione dell'equipaggio del Pequod, di quelli che erano rimasti dagli scontri precedenti, c'è Steinbach, il più razionale, che muore insieme alla follia di H, perché evidentemente H fa il carisma e anche la tentazione delle battaglie per un problema più grande che è quello della paternità. In realtà non esiste un problema più grande dal punto di vista umano, non esiste uno scontro divino che possa precludere il dovere alla paternità. E c'è la distruzione finale dell'equipaggio del Pequod. L'ossessione di H va portato tutti alla morte. Con questa immagine forte, che viene richiamata anche dal film di John Huston, che abbiamo visto essere proprio la rappresentazione filmica più aderente, più forte dal punto di vista emotivo del racconto, con quell'immagine della balena che si inabissa, forse morendo per tutte le ferite che ha ricevuto. Ricordiamo che Moby Dick comunque già dall'inizio ha tutti gli arpioni già infissi, tutte le battaglie che ha sostenuto, ma forse questa è la battaglia finale anche a lei, ma Huckab rimane aggrovigliato nelle sue stesse corde, delle sue stesse arpioni, per cui viene solitariamente portato in fondo dalla balena e muore sicuramente. La balena non lo sappiamo, quasi sicuramente, ma Huckab sicuramente, perché sotto alle profondità abissali, a proposito del titolo del libro di Gulisano, è appunto fino all'abisso, perché è lì che va a precipitare la balena. Sappiamo che quei tipi di cetacei vivono a 40, 60 metri, 100 metri sotto il livello del mare, e lì Huckab morirà. Porta tutto alla distruzione, rimane l'occhio di Ismaele, che lo ha accompagnato, l'occhio del ragazzo che ha visto l'adulto. Sappiamo che Huckab ha 58 anni, quindi bello adulto, insomma, no? All'epoca del 1851 era uno sicuramente a fine carriera, no? Non possiamo dire che era uno all'inizio delle sue avventure, eppure fa questo gesto finale di morire insieme alla balena, di portare all'estremo la sua ossessione. Ecco, quello che rimane alla fine è l'occhio di Ismaele che ha raccontato la storia, il ragazzo che ha visto l'adulto, che ha visto l'esempio, che ha visto un esempio, un modello che porta alla distruzione. E Baricco, che pure ha negato una verità e che ci possa essere un'interpretazione univoca, mentre poi noi la tentiamo incrociando le varie testimonianze, le varie prove che abbiamo trovato anche negli altri romanzi epocali, grandi e piccoli, lo mette nel risvolto di copertina, quello che noi non avevamo ancora trovato, le parole finali, la parola, il termine finale usato da Melville. Leggiamolo per avvicinarci a questa ultima parola con cui concluderemo questo video. Il dramma è finito. Perché dunque qualcuno si fa avanti? Perché uno sopravvisse al naufragio. Accadde così, dopo che il Parsi è l'indiano che ha gettato l'arpione, che ha lanciato l'ultimo arpione, dopo che il Parsi venne inghiottito dal mare, io sono colui che il fato destinò a prodiere di Huckab, quando toccò a quel prodiere prendere il posto vacante. Sono colui che nell'ultimo giorno, quando i tre uomini vennero sbalzati dalla lancia rollante, fu scagliato a poppa, così galleggiando al margine della scena che seguì e che potei vedere innanzi a me, quando il gorgo della nave che affondava mi raggiunse, venne trascinato, ma lentamente, verso il vortice che si spegneva. La barca sta affondando, quindi fa quel famoso mulinello quando viene inghiottita dai frutti. E quando vi giunsi era diventato come una bianca crema, intondo, intondo allora, sempre stringendo verso la bolla nera, simile a un bottone.
verso l'asse di quel cerchio che rotava lento. Anch'io girai come un altro Issione, altro personaggio mitologico. Toccai infine quel cuore, la bolla nera esplose ed ora libera dalla sua molla ingegnosa, risalendo con forza per la sua grande leggerezza, la bara salvagente balzò via dal mare per tutta la sua lunghezza e cadde e galleggiò accanto a me. Naturalmente ci sono i relitti, ci stanno i pezzi di legno che galleggiano, no? A cui si aggancia Ismaele nell'attesa che passi un'altra nave che lo salvi definitivamente, ma comunque lui è sopravvissuto allo scontro. Sostenuto da quella bara, per una notte e per un giorno intero navigai su di un oceano dolce, dolce come un lamento. Gli squali, innocui, scivolavano accanto come avessero la bocca serrata da un catenaccio. I selvaggi falchi dal mare veleggiavano, coi becchi infoderati. Il secondo giorno passò, vicina una vela, e finalmente mi accolse. Era la Rachele, che incrociava di Bulina, e che cercando i suoi figli perduti, trovò soltanto un altro orfano. Però un ascoltatore, Maurizio Scordino da Gavi, un ateo molto devoto, la nostra trasmissione così si definisce, ci fa una piccolissima osservazione, come lui la chiama, perché gli è sembrato che abbiamo dato un po' troppo per scontata la vicenda biografica dello scrittore. Questo effettivamente è vero, il cui tormento interiore, dice lui, è l'espressione più vera che emerge nel carattere di Achab, una sofferenza infatti, quella che ha condizionato la vita intera di Melville, che è l'emanazione autentica della figura stessa del capitano del Pequod, perché lui ricorda giustamente il complicato rapporto con la moglie, il suicidio del figlio, l'insuccesso stesso dei suoi libri, e naturalmente ha fatto molto bene a ricordarci tutto questo. Perché il figlio di Achab, il figlio di Ulisse, hanno la necessità di rincontrare il padre, perché il padre svolge una funzione fondamentale, fa da modello di quello che uno deve diventare. E a proposito di questo vorrei farvi sentire un paio di contributi che possono far suscitare una scintilla su problemi contemporanei che stiamo tutti vivendo. Nel corso di questa intervista, iniziata la sera del primo turno delle amministrative di maggio, con le proiezioni che continuamente irrompevano dai cellulari, e finita d'agosto a Monterano, borgo abbandonato dove è nata una quercia dentro una chiesa disegnata dal Bernini, Piero Marrazzo ha detto 24 volte: «Perché io sono il figlio di Gio Marrazzo». L'ultima volta era il giorno del congedo di Paolo Ruffini dall'azienda. Lo ha detto a proposito della RAI. «Perché io sono entrato per la prima volta alla RAI da bambino, per mano a mio padre». Nei primi due incontri, segnati dalla sua estrema diffidenza e in definitiva dal tentativo reciproco di capire se saremmo riusciti a parlare della cosa, ha raccontato solo della sua famiglia, del padre e poi ancora del padre, per ore, della madre americana, la cui vita è un romanzo, delle figlie ragazze, i loro studi, con grandissima prudenza della moglie Roberta. «Certo che la amo ancora, come sempre».
in ultimo della loro figlia bambina. Il secondo incontro è finito così, con una lunga pausa alla domanda: come ha raccontato quello che è successo a sua figlia di 10 anni? Dopo un paio di minuti ha risposto: le ho detto che papà è andato alla festa sbagliata. Poi 2 mesi di silenzio, come se quella frase fosse stato tutto quel che c'era da dire. Al suo ritorno da un viaggio in Armenia, ha ricominciato a girare documentari per la RAI. Ci siamo incontrati di nuovo. Grotta Romana di Stigliano, il luogo dove i soldati feriti andavano a recuperare le forze e a curarsi. Catacombe da cui si esce risorti. Magari funziona. Sorride. Una settimana prima, 8 persone, tra cui 3 carabinieri, erano state rinviate a giudizio per tentata estorsione ai suoi danni. Su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme a altre 3 ragazze. Non è vero niente che c'è stato un stupro, non c'è stato niente, perché una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo 8 giorni fa la denuncia, vi è sembrato strano? Bene, vi è sembrato strano? È strano! E poi non c'è un avvocato che parla o sono io il padre che parla e difendo mio figlio, c'è il video, c'è un video, c'è tutto il video passaggio per passaggio, e si vede che c'è la consenzialità. E se dovete arrestare mio figlio perché non ho fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera.